la Resatac 600, così come tutti i trofei Motestate, arrivano sul circuito di Magione, la tappa più chilometrica, quella più lunga per arrivare qui all'autodromo dell'Umbria. La Resatac 600 che sta per incontrare due gare molto fondamentali per il campionato. Stiamo per andare a vivere gara 1 e già il suo leader Alberto Bettella potrebbe mettere dei tasselli molto importanti per il campionato. Parte sempre dalla pole, come sempre, il numero 79, piazzando un 1:13:140, seguito a poco più di un decimo da Diego Copponi, con Carpina che chiude in terza posizione la prima fila. Apre la seconda Nicola De Padova, seguito da Osler e Benedet, pronti a darsi battaglia, ma prima andiamo in via di partenza a sentire le ultime rifiniture dei piloti. Sesta casella per te, Willy, come siete tutti molto vicini, a parte i primi due siete lì in 2-3 decimi, come prima della gara, come la stai vivendo? È stato un weekend difficile, i tempi sono alti e vabbè, io penso di migliorarmi in gara, quindi vediamo se possiamo fare queste rimontate che piace a noi e basta, dai. In bocca al lupo allora. Grazie. Decima posizione per Cristian Perego, sappiamo che qua sei stato abbastanza veloce, quindi ultime rifiniture prima della gara. Niente, cerchiamo di agganciarci al gruppo e di fare una buona gara, visto che per me è la prima volta qua a Magione. Cerchiamo di contenere la situazione del weekend. Allora, Cristian Pocobello, qua siamo dalla 13ª casella, hai migliorato di mezzo secondo rispetto a stamattina, quindi come ti prepari adesso? Ho migliorato, quindi già abbiamo scalato qualche posizione, adesso proveremo come sempre a fare una bella partenza e recuperare ancora qualcuna. In bocca al lupo allora. Ci spostiamo in 12ª posizione con Matteo Sciorini. Matte, ultime cose, ultime rifiniture, com'è? Insomma, dai, non sto andando tanto bene questo weekend, almeno rispetto al precedente. Non so. Cercavo di fare il meglio possibile, ma per adesso è un po' dubbioso. Però dai, ci proviamo. Ok, bocca al lupo allora. Crepi. Tutto pronto per gara 1 di questa Resatac 600, 8 giri di pura intensità. Ora diamo parola ai piloti. Semaforo rosso che si spegne in questo momento, si impenna un po' una moto dietro, è quella di Benedet, peccato, un'altra partenza un po' difficile per lui, ma è Carpina a mettersi dentro in cura 1 su Alberto Bettella, però va largo e il leader del campionato incrocia, anzi alza anche un po' la moto Carpina e si rimette subito primo Alberto Bettella, così a rimporre la propria leadership. Andiamo con Perego, intanto partito dalla 10ª posizione, l'abbiamo visto prima, ha detto che è un po' in difficoltà e si mette dentro addirittura Benedet con una gamba fuori, la gamba esterna addirittura, e dovrà recuperare appunto il numero 6, peccato, un'altra partenza un po' difficile per William Bennett, chiamato ancora una volta alla rimonta. E intanto abbiamo là davanti quindi Alberto Bettella seguito da Nicolò Carpina, poi abbiamo Copponi, De Padova e Osler. Attenzione perché la gara sembra essere particolarmente accesa, un Alberto Bettella nelle qualifiche sì, sempre leader, sempre primo, ma comunque un Copponi gli è stato dietro a 2 decimi, quindi molto vicino, abbiamo visto gli stacchi molto più ampi in questa stagione nella Resatac 600, ma Alberto Bettella sembra già aver fatto un piccolo strappo l'ha già fatto con alle spalle Carpina, Copponi, Ede, Padova e Osler, che stanno formando un piccolo gruppettino per lottare, per andare sicuramente a riprendere Bettella. Magari si possono anche aiutare qua i piloti nel cercare un po' le scie per provare ad andare a prendere Bettella. Chiude quindi così il primo giro, Bettella, Carpina, Osler, i primi tre piloti, poi Copponi, De Padova è appena più attardato, abbiamo visto Benedet che, come dicevamo prima, ha chiamato alla rimonta, una cosa che diciamo spesso, purtroppo lo vorremmo vedere sempre lì davanti anche nei primi giri. Purtroppo le partenze non sono, lo abbiamo sempre detto, un suo diciamo pregio. Invece un pregio sono le sue grandissime rimonte. Abbiamo sempre detto che la sua seconda metà di gara è paragonabile a quella di Enea Bastianini, e vedremo se magari sarà in grado anche di replicarla in questa gara. Andiamo con Cristian Pocobello, invece anche lui un po' in difficoltà in questa tornata qui a Magione, partito dalla 13ª posizione, 1:16:620, il tempo che l'ha fatto partire dalla prima fila, quello che ha aperto la quinta fila. Anche lui comunque l'abbiamo sempre visto vicino alla top 10. Andiamo con Sorini, tanto alle spalle di Perego, sobbalza un po' la sua telecamera, anche Sorini un po' in difficoltà questo weekend, non ha reso al massimo, partito dalla 12ª posizione il pilota numero 23, mentre affronta adesso le ultime curve che sembrano un po' queste ultime due curve quelle di Magny-Cours. E intanto sta arrivando Benedet intanto alle spalle di Mangili, Benedet si trova alle spalle di Mangili in
settima posizione, qui siamo tra la settima e l'ottava posizione. Andiamo a vedere i primi passaggi sul traguardo. 1:13.2 per Bettella con Oser, molto vicino a Carpina il pilota numero 38, Matteo Oser, vicinissimo a Carpina, è pronto, anzi sembra essere pronto, sembra anche un po' che lo stia studiando per provare un attacco sul numero 217 che lo potrebbe portare in seconda posizione. Andiamo con Sorini intanto, 1:16.006 sul primo passaggio vero cronometrato, ma andremo a vedere anche ovviamente i prossimi per capire un po' come si andranno sui passi. È nato un po' largo Benedet, sta spingendo molto William Benedet, perché è arrivato un po' largo alle spalle di Mangioni, l'abbiamo visto, adesso si mette un po', sembra un po' far fatica, però qui Mangili che è uscito nel retrino un po' male, ma Benedetto non riesce a parità di motore a mettersi mai in scia. Adesso è in scia, potrebbe provare l'attacco, sembra essere pronto, vediamo se lo piazza, si mette dentro, va dentro William Benedetto, attacca il numero 91 Mattia Mangili e si mette adesso alla caccia del gruppettino là davanti, composto da De Padova, Carpina, Osler e Copponi. Eccoli qua inquadrati con Osler che prova, è difficile entrare qua, è molto difficile, ma attenzione, Bettella comunque sì, un po' di strappo l'ha fatto, ha messo forse già un secondino, l'ha messo, però non un vuoto completo, perché magari un piccolo errore potrebbe far rimettere in gara il quartetto di là dietro, ma sembra essere un po' difficile con Osler che viene fuori, si mette dentro in curva 1, è venuto fuori dalla scia, si è buttato dentro, grande attacco di Osler, cucito al cordolo, non va neanche largo, lo copie chirurgico, va dentro, si mette in seconda posizione, quindi Matteo Osler partito quinto, bella gara da parte di Matteo Osler che è partito quinto, adesso si trova secondo. Andiamo con Pocobello invece che ha girato il suo ultimo passaggio in 1:16.2, è sul miglior giro, ha passato di 2 decimi, un decimo circa in rispetto al giro precedente, vedremo i prossimi se sarà in grado ancora di abbassare, ma questo gruppettino sembra essere pronto, mamma mia come è pronto a dare emozioni, bagarre ancora. Siamo sempre con Pocobello in vista delle curve che ci porta, siamo tra la 3 e la 4 che ci porteranno poi sul rettilineo opposto al traguardo. Un terzetto Pocobello davanti a sé, che è il terzetto composto da Cecchi, Sorini e Pantella. Eccoli qua sul rettilineo insieme, quel terzetto là davanti comunque è bello in lotta, così ci piace questa Race Attack 600 che ci ha sempre regalato comunque grandi gare come lo sono state a Cremona e a Varano che tra l'altro ritroveremo il 27-28 luglio. Attenzione, l'attacco, si è arrivato l'attacco di Copponi, si è messo dentro su De Padova, si è messo così in quarta posizione e va alla caccia di Matteo Osler che è stato ripassato a sua volta da Carpina, ce lo siamo persi, ma Osler è stato ripassato da Carpina, si è rimesso in seconda posizione, impone così il ritmo, ma attenzione perché sta arrivando William Bennett che scodizzola, si muove un po', sgondola la sua moto in curva 1, infatti va largo, ovviamente doveva andare largo, è stato molto forte, sta spingendo 1:14.0 sul il suo penultimo passaggio, 1:13.660 sull'ultimo passaggio, gira come i primi lì davanti, 1:13.5 per Copponi, 1:14.0 per Osler, 1:13.9 per Carpina, gira fortissimo Bennett, gira più forte del quartetto che ha davanti a sé e sta arrivando, sta compiendo la solita rimonta che vediamo sempre fare in ogni gara, ma come dicevamo prima lo vogliamo sempre vedere davanti dalle prime battute, un peccato perché si potrebbe giocare davvero il campionato, perché è uno di quelli che comunque è sempre stato particolarmente vicino a Bettella quando era tra la seconda e la terza posizione. E purtroppo a Cremona, nel tentativo proprio di andare a recuperare Alberto Bettella, si stava avvicinando, purtroppo si è esteso il numero 6 partito dalla sesta posizione, tra l'altro un po' di coincidenze, un po' di statistiche in questa gara 1 della Race Attack 600 che sta per incontrare il passaggio della metà gara. Attenzione intanto là davanti, lotte sono un po' lontanini però per capire chi erano, ma comunque attenzione, vediamo i passaggi sul traguardo. Copponi è riuscito a passare Osler, si è messo così in terza posizione, alle sue spalle c'è De Padova pronto a monitorare sempre la situazione, prova a farsi vedere un po' all'interno Osler, ma questa volta subito sorpasso, e attenzione a Copponi che sembra essere cattivo, sembra essere pronto ad attaccare anche Niccolò Carpina che aveva staccato un po' il gruppettino per qualche metro. Intanto siamo con Sorini che è bello lì solo in 11ª posizione, l'ultimo suo passaggio, 1:16.2 il suo ultimo passaggio, e attenzione qua la Suzuki di Niccolò Carpina che qualche metro l'ha preso, come dicevamo prima, qualche metro per evitare un po' la scia magari ce l'ha. Ecco, siamo sempre con Benedet che l'ultimo passaggio, tanto per la cronaca, 1:13.350, il suo miglior giro personale, gira sempre più forte di quelli davanti, 14.1 Osler, 13.7 Carpina, 13.7 Copponi, 13.8 De Padova, stacca molto forte Benedet nel tentativo di andare a recuperare il quartetto che ha davanti a sé, e gira molto più forte Benedet rispetto ai piloti che ha qua davanti, sembra che stia
facendo anche qua un bel giro, va a largo, incrocio di traiettorie, Carpina, Copponi, mamma mia, dentro di nuovo, è impossibile, rischiano ma dentro, e la richiude in faccia, che aggressività da parte di Nicolò Carpina, come ha incrociato e si è andato a rimettere dentro con cattiveria senza preoccuparsi anche di un Copponi che era lì all'interno, hanno rischiato il contatto, era messo un po' malino lì, Copponi per entrare, era molto forzato il suo ingresso, mentre invece se ne è completamente sbattuto Nicolò Carpina. Ha chiuso completamente la porta in faccia all'uscita dell'ultima curva, ma attenzione alla notizia, che ufficialmente è arrivato William Benedett, è arrivato ufficialmente il pilota della Yamaha, partito in sesta posizione, sappiamo, ce lo ricorda la regia, l'abbiamo vista anche prima, ma ce lo inquadro un po' per farci capire che Alberto Bettella è ancora presente in gara, come sempre scodinzola un po', forse ha perso un po' il posteriore Benedett per entrare nella curva nera, rettilineo opposto al traguardo, un po' di scia, sembra essere un po' lontanino, però questa volta Benedett per provare a tentare un attacco, un po' di scia, però sì, ce l'ha un po' di scia, la scia, ma sembra essere un po' lontanino. Stacca fortissimo, mamma mia che staccata ha fatto, impossibile che la faccia girare, va largo ed è Padova, allora può replicare e incrociare, cosa aveva fatto Benedetto, ricroci tra di torno un'altra volta perché è andato largo De Padova e Benedetto si rimette dentro, no, perché De Padova restituisce il favore, ancora sta cucito, le vedono, le vede bene Benedetto, le gomme intagliate della moto di De Padova e si giù per questi ultimi giri della gara del SATA 600, cosa aveva fatto Benedetto, da dove si era voluto infilare, non poteva ovviamente farla girare dato largo e ha incrociato De Padova, che però ha rischiato perché è andato largo a sua volta e Benedetto ce l'ha provata a rimettere dentro. È iniziato l'ultimo giro quindi questa gara, andiamo a vedere gli ultimi passaggi, 14.5 per De Padova, 14.0 Benedetto, 14.0 Copponi, 13.8 Osler, 13.6 Carpina, miglior giro personale, sta facendo bene Carpina, e sempre qua con Bettella il suo ultimo passaggio, 1.13.2 1.13.202 invece è il suo giro migliore della gara, comunque sempre orologio svizzero, comunque Alberto Bettella che sta volando verso un'altra vittoria di questa Resatac 600, sempre più leader incontrastato, e questa volta nelle ultime battute Benedetto sembra avere solo una possibilità, forse quella di poter agguantare la quinta posizione in queste ultime curve. Si ripresenta la stessa situazione di prima, si rimette dentro, sembra essere un attacco più fluido, questa volta è più fluido, è lontano ma è fluido, si mette dentro William Benedetto, passa in quinta posizione, sorpassa De Padova, peccato che è l'ultimo giro perché sicuramente ne aveva anche di più rispetto ai tre che ha davanti, ma purtroppo queste sono un po' le gare di Willy che lo sa anche bene che deve partire meglio. Esce adesso dall'ultima curva Alberto Bettella che vince gara 1, mette fuori la mano, esulta Alberto Bettella, vince gara 1 qua a Magione davanti a Carpina e Osler che beffa Copponi, e poi arrivano Benedetto e De Padova. Che gara comunque abbiamo visto, grande rimonta di Benedetto che comunque ci ha fatto vivere altre sempre grandi emozioni. Arriva poi Mangili sul traguardo, seguito poi da Bassi, poi Pagliaro e Pantella a chiudere la top 10. Mamma mia, incredibile, grande gara sicuramente di tutti. Bettella come sempre se n'è andato via, poi grande lotta Carpina, Osler, Copponi, bravi tutti, grande rimonta di Benedetto, e poi arrivano tutti gli altri sul traguardo, arrivano Sorini, Cecchi, Pocobello, Ranzani e Foschi, via via tutti gli altri. Che gara incredibile, che bella gara abbiamo visto.